parlare della preghiera è un compito molto arduo. Ci sono molte testimonianze sulla preghiera, molte definizioni di essa. Sono state dedicate lunghe ore di meditazione e di riflessione. E il cuore dell'uomo, sempre in ricerca dell'assoluto, non si è mai stancato di approfondire il discorso sulla preghiera. Sentiamo la sorpresa e lo stupore per le parole che i discepoli rivolgono a Gesù. Signore, insegnaci a pregare. Ma viene spontanea una domanda. Si può insegnare la preghiera? Non è forse la preghiera un'effusione spontanea dello Spirito? Per cui nella preghiera lasciamo uscire i nostri sentimenti, i desideri più intimi, personali, profondi. Quante volte nell'insegnare la preghiera la rendiamo rigida, meccanica, impersonale, non spontanea e sincera. Eppure i discepoli dicono: Signore, insegnaci a pregare. Perché? Perché la preghiera, secondo la Sacra Scrittura, è innanzitutto dialogo, è incontro, è comunione. Per questo la preghiera presuppone la conoscenza di Dio, così come presuppone la coscienza di quello che noi siamo davanti a Dio. La preghiera non è una cosa, non è un oggetto, ma è un'azione, o meglio una relazione da vivere tra l'uomo e Dio, io e tu. Ma se la preghiera è un incontro personale con una persona, come fa una coppia a pregare insieme a Dio? La Chiesa non ci lascia una tradizione, manca una riflessione ampia e sistematica sulla preghiera di coppia. Ma proprio grazie a questa assenza di una tradizione, ci ha portati a vivere la preghiera in coppia come una risorsa libera e creativa, che parte proprio dalla nostra quotidianità. All'inizio della nostra relazione di coppia, la preghiera era una presenza da sfondo, un arredo dell'anima. Era relegata nel suo mondo sacro. Si pregava solo in caso di grave necessità, o forse per timore. Il nostro era pure fideismo. Adoravamo la preghiera esasperata, esaltata. Questo modo di pregare si insinuò ben presto nella nostra spiritualità, con la ricerca di visioni e miracoli, con la predilizione per l'espressione esteriore. Così ben presto abbandonammo la paziente e costante formazione interiore. La preghiera di coppia, che doveva essere qualcosa di nuovo, qualcosa che avrebbe dovuto dare un significato diverso al nostro sacramento, diventò solo la somma di due preghiere. Quindi le nostre erano le preghiere, non la preghiera. Preghiere con parole precise, ordinate, con frasi complete, ma queste preghiere in poco tempo diventarono sterili e senza senso. Il repertorio finì presto e le preghiere diventarono banali, ma fu proprio in quel momento che ci guardammo negli occhi e nel silenzio scoprimmo la preghiera intensa, profonda, sincera. Avevamo intravisto l'altro nell'altro. In noi stava nascendo un dialogo autentico, profondo, che ci liberava dall'egoismo e dalla solitudine e ci apriva al mistero della comunione con Dio e con gli altri. Capimmo che pregare non era un'imposizione, ma un dono, non era una costrizione, ma una possibilità, non era un peso, ma era gioia. La preghiera diventò il respiro della nostra anima, che abbracciava tutto ciò che faceva parte della nostra vita. Tutto trovò in essa la propria voce. Ritrovammo la capacità di stupirci, di guardarla nella realtà con occhi puri, come quelli di un bambino. Attraverso la preghiera fatta di silenzio e mano nella mano, abbiamo purificato lo sguardo, sostato nella quiete, abbandonato la mera logica dell'utile. Silenzio e stupore. Iniziamo sempre la nostra preghiera nel silenzio di un abbraccio, di una carezza, di un'attenzione nella certezza
che in quel tacere puro e denso scopriamo la voce di Dio, perché nel silenzio del cuore che Dio ci parla, e nel silenzio che chiediamo al Signore di penetrare i nostri oscuri recessi, ove nascondiamo segreti che non possiamo riesumare, e nel silenzio che lasciamo cadere le scorie di tante piccole e interessate domande, affinché si trasformino in un'offerta totale di noi sposi, dei nostri limiti, dei nostri mali, perché le mani del Signore ci plasmino come creature nuove. Ecco allora la necessità di lasciare spazio allo Spirito perché ci guidi in una preghiera che non impetri solo vantaggi, doni, successi. Più che implorare grazie, chiediamo la grazia divina che trasformi il nostro cuore e la nostra vita di sposi.